Il 21 ottobre la Chiesa ricorda Sant'Orsola. La vita di questa santa, vissuta tra il IV e il V secolo, è avvolta nella leggenda. Sant'Orsola sarebbe stata figlia di un sovrano bretone e si sarebbe consacrata segretamente a Dio. Per la sua eccezionale bellezza, pare si fosse invaghito di lei un principe pagano, poiché il suo rifiuto avrebbe potuto scatenare una guerra, Sant'Orsola alla sua proposta di matrimonio prese tempo e dichiarò di aver bisogno di 3 anni per decidere. La sua speranza che in questo tempo il principe si convertisse al cristianesimo andò però delusa e lei si imbarcò per mare con alcune compagne e compì un lungo viaggio arrivando infine a Roma dove fu accolta dal Papa. Sulla via del ritorno le vergini attraversarono la terra conquistata dagli Unni e Attila fece uccidere lei e le sue compagne che non vollero rinnegare la propria fede. In particolare, Orsola fu uccisa a colpi di freccia per aver rifiutato di sposarlo. A Sant'Orsola è ispirato l'Ordine delle Orsoline, fondato nel 1535 da Sant'Angela Merici e dedicato all'istruzione delle fanciulle. Per questo motivo, Sant'Orsola è considerata la protettrice delle educatrici e delle maestre. Preghiamo insieme. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O gloriosa Sant'Orsola, che per aver rinunciato generosamente alla vana gloria del mondo e per avere scelto le persecuzioni, il dolore, il vituperio, l'infamia, piuttosto che mancare alla fedeltà da voi giurata al Divino Sposo, siete ora da Lui così largamente remunerata da farvi prostrare davanti tutti i popoli della terra, i quali da ogni parte vi erigono altari, invocano il vostro nome e continuamente gareggiano nell'onorarvi, ottenete a noi tutti la grazia di rinunciare totalmente alla superbia per far acquisto della santa umiltà che è il fondamento di ogni virtù e la vera via della gloria, cosicché d'ora in avanti, nulla fidando in noi medesimi, cerchiamo in Dio ogni nostro decoro, in Dio riponiamo ogni nostra fiducia e vili riputandoci e da nulla ci rendiamo degni di tutte quelle grazie che per mezzo vostro gli domandiamo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti piace Invito alla Preghiera? Vorresti trovare sul canale sempre nuovi video? La creazione di contenuti richiede molto tempo e molto impegno. Tu puoi supportarci guardando fino in fondo la pubblicità che precede i filmati invece di saltarla. Sono pochi secondi che a te non costano e non cambiano nulla, ma che per noi sono un contributo molto importante e utile. Se vuoi fare crescere il canale, puoi anche condividere il link sui social e farlo conoscere così ad altre persone. Grazie per essere parte della nostra comunità di preghiera. Dio ti benedica.